come parametro. Anche lì. Marcello La Scala, da semplice cittadino, partecipa alla manifestazione. Assolutamente sì, un messaggio bellissimo quello di stasera, cioè tanti giovani, tanti movimenti liberi, tanti partiti, tante cose. Oggi depositiamo tutte le bandiere, depositiamo tutti i colori per un obiettivo comune, che è quello contro un'amministrazione cattiva che veramente ci ha umiliati e ci ha mortificati. Cittadina che partecipa alla manifestazione, Silvia Marchina. Sì, buonasera, io sono qua in virtù di cittadina di Agrigento proprio per manifestare l'indignazione che abbiamo tutti noi ragazzi che abitiamo ad Agrigento e non, nei confronti di una politica, nei confronti di un'amministrazione che ha tentato di violentare la nostra città, che ha tentato di buttarla giù verso il fondo. Questa manifestazione vuole essere l'input di qualcosa che andrà ben oltre la manifestazione stessa, qualcosa che porti noi giovani a partecipare attivamente alla vita di questa città. Ma qualcosa da dire? Sono qua perché innanzitutto non possiamo più pagare queste tasse, non ce la facciamo più, e questi signori continuavano, arrivavano i soldi e se li prendevano. Adesso non possiamo pagare l'IMU nella terra, perché è stato il colmo mettere l'IMU nella terra, è una legge nazionale, però altri comuni non la pagano e noi Agrigento paghiamo una IMU altissima. Io chiedo che questi signori ci devono fare tornare i soldi e pagare l'IMU con i suoi soldi che si sono presi dal comune. Noi non ce la facciamo più. E loro hanno fatto che facevano le riunioni a discapito nostro, perché hanno fatto andare il sindaco Zambuto e si pagavano per giunta la seduta. Sto qua, grazie per la... Una manifestazione ben partecipata, direi. Tanto sì, è abbastanza, sì. È una bella risposta sta dando il popolo agrigentino, l'altro, no? Cosa ti senti, per quale motivo tu, diciamo? Per riacquistare un poco di dignità, per riappropriarci del nostro senso comune positivo, di un po' di etica, di un po' di sano comportamento. È possibile che qualsiasi cosa venga impunita in questa città diventa la regola? Non mi sembra una cosa normale. Considerando che l'Agrigentino è quello dell'ultimo minuto, per ora penso sia un successo. Io ritengo che si raddoppierà. Vedremo. Ci vediamo alla fine, sì. È indignato anche lei di questa situazione? Indignato a dir poco indignato. È una porcheria totale. Non se ne può più. Io sono stato ad Agrigento bene, sono andato via per un po' di tempo, sono tornato, ho visto Agrigento in una condizione disastrosa. È arrivato il momento di capire che così non si può andare. Sì, io aspettavo questo momento, è 12 anni che sono sul web e aspettavo proprio qualcuno che avesse un'iniziativa del genere. Perché da soli non si può fare niente, stava io non era cosa. Non arriva. No, cosa pensi sulla partecipazione? Ma che sono presto, era indetto mi pare per le 7:30 e tu l'Agrigentino in orario non lo puoi far arrivare, cioè. Ma noi non siamo. Però, esatto, però confido nel fatto che ne verranno ancora. Io credo comunque c'è già. Un'ottima risposta. Sì, io penso di sì. Fatto positivo che ci sia una manifestazione, perché di solito gli agrigentini sono un po' pigri, sono forse un po' rassegnati per
quello che la storia purtroppo ci ha dimostrato in passato e ci continua a dimostrare nel presente. Quindi c'è la manifestazione ed è un fatto positivo, che poi possa arrivare a scuotere, ci lo auguriamo proprio. Angelo, io non credo che riuscirà, diciamo, a scuotere gli agrigentini, perché è vero che ci sono molte, alcune persone, ma non sono poi tante. Alcuni sono magari sono qua per curiosità, ma non tutti sentono tutto questo, non tutti sentono questo problema, perché dovrebbero essere in tanti a partecipare a... Quindi si aspettava una partecipazione maggiore? Io pensavo che fosse maggiore una partecipazione. Raggiungerà qualche scopo? Cioè riuscirà a smuovere le coscienze di qualcuno? Politici, agrigentini? No, credo proprio di no, perché non ne hanno coscienza. E credo che a maggio purtroppo ci ritroveremo di nuovo come prima. Quindi pessimista? Purtroppo sì, io vivo ad Agrigento da 36 anni, quindi questa è la nostra città e la colpa è solo nostra. Se oggi ci troviamo così, la colpa è solo nostra, perché abbiamo votato questa gente che non meritava assolutamente nulla e continuiamo a rivotarla. Io ricordo votazioni pubblicitarie alle precedenti elezioni di gente che a questa città non ha dato altro che rinvia a giudizio e condanna. Basta. Chi non salta consigliere, quindi vuol dire che tu non ti candiderai oggi, a... oggi no. Anche oggi consigliere. Come faccio? Come faccio? Come si può rimanere ancora a guardare in questa città? Non si può rimanere a guardare, non si può, assolutamente no. Perché ci sono tantissime cose che non funzionano, perché è da 3 anni che si denunciano sempre le stesse cose, perché è impossibile continuare in questa maniera. Agrigento è bellissimo. Forse è la città più bella del meridione, però bisogna che la si tratti in maniera diversa. Oggi ci sono tantissimi giovani, è una cosa bellissima perché con tanti colori, con tante ideologie diverse, oggi siamo tutti uniti per uno scopo unico, che è quello di mandare a casa questa amministrazione.
giusto? L'entusiasmo, il futuro, il futuro. Ah no, l'entusiasmo dei ragazzi, l'incoscienza dei ragazzi. Agrigento finalmente si ribella. Gli agrigentini non sono un popolo apatico, è un popolo invece, come dire, caldo e che è disposto ed è pronto a ribellarsi di fronte a questa ennesima vergogna. Vergogna rappresentata non tanto e non solo dal fatto delle commissioni in sé per sé, ma soprattutto dalla reazione assolutamente irrazionale che hanno avuto i consiglieri comunali. Dignità vorrebbe immediate dimissioni di massa, invece no, è gente prepotente, è gente arrogante che fino all'ultimo vuole raschiare, continuare a raschiare il fondo di un barile che ormai ha toccato sicuramente il fondo. Agrigento, ultima città d'Italia, non merita questo, merita altra classe dirigente, e il nostro appello comunque è rivolto a questo punto alla politica di Agrigento, a quei politici che li hanno messi in lista e li hanno fatti eleggere. Oggi noi chiediamo a questi signori di non candidare nessuno dei 30 uscenti, perché solo così si potrà fare veramente pulizia e si potrà rinnovare una classe politica ad Agrigento. All'immaginario collettivo. Questi giovani sono il nostro futuro, bisogna dare spazio ai giovani, i consiglieri ci hanno fatto sputtanare davanti tutta l'Italia, devono andare via, non è possibile continuare con questa gente, ci vuole il rinnovamento e i politici che li mantengono devono capire che con questa gente non si può andare avanti. Spazio. Parlare giusto. Esibio, favore, non si cade.